Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io calco. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, calco. Guardo colori, insetti volare. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando, io calco. Sono io! Caillou costruttore di strade. Gilbert! È solo un temporale. Niente di cui un gatto debba aver paura. Caillou sa che il rumore è quello del vento, però il temporale un po' lo spaventa. Rosie? Rosie, stai bene? Rosie, paura! Non aver paura, Rosie! Oh. Rosie era molto più spaventata di lui e Caillou voleva aiutarla a non avere così tanta paura. È solo il vento che soffia! Fa solo... Dai, dormi, Rosie. Notte notte, sorellina. Notte notte, Caillou. Finalmente Rosie si sente meglio. Anche Caillou si sente meglio. Non è certo il tipo da spaventarsi per uno stupido temporale. Il giorno dopo, la mamma accompagna Caillou all'asilo. A quanto pare stanotte c'è stato proprio un bel temporale, eppure non ho sentito niente. Oh oh, il temporale ha fatto cadere anche la quercia. Che peccato, era un albero così bello. Ma lo stanno tagliando! Sì, Caillou, purtroppo non possono fare altrimenti. Ma vedrai che al suo posto ne ripianteranno un altro. Gli alberi sono speciali. Quell'angolo non sarà più lo stesso. Caillou conosce quell'albero da sempre ed è triste di non vederlo più al suo posto. Dovremmo fare una deviazione. Cos'è una deviazione? Vuol dire che oggi non possiamo fare la solita strada per andare all'asilo. E così ne faremo un'altra. Ciao! Ciao, Clementine! Poco fa ho visto un grande albero che era caduto e bloccava tutta quanta la strada. Anch'io l'ho visto. È stato il vento a buttarlo giù. Scommetto che questi cavallucci devono aver dondolato bene durante il temporale. Buongiorno, bambini. Stanotte il temporale ha creato molto disordine nel nostro parco giochi, così oggi lo risistemeremo. Chi vuole dare una mano? Io! Guarda, quell'uccellino sta facendo il nido con quel rametto. Ne lascio un po' qui nel caso servano agli uccellini. Caillou e i suoi amici puliscono il loro parco giochi. Adesso va molto meglio. Grazie per l'aiuto. La sabbia è troppo bagnata per giocarci con le macchine. Costruiamo una strada! Sì! Sì, costruiamo una strada! Io so di cosa abbiamo bisogno. Arrivo subito! Uso la ruspa per togliere la terra e fare una grande strada. Brum, brum! Io guido il camion che getta il catrame. Glop, glop, glop. E io guido quel coso con le cose che girano. Ottima idea! Grazie. Signorina Martin, come si chiama quella macchina che va sopra le cose e le appiattisce tutte? Si chiama rullo compressore, Leo. Rullo compressore, guido il rullo compressore. Vrum, 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 vrum. Aspetta, dove andrà la nostra strada? Andrà verso i laghi. Bella idea. Bene. Vrum, vrum. Thank you.
continuare, c'è il fiume. Questo vuol dire che... serve un ponte! Potremmo mettere due blocchi ai lati e uno proprio in mezzo al fiume. Guardate, sta arrivando la gru! Arriva la gru! Arriva la gru! Ecco fatto! Più giù, più giù... perfetto! È abbastanza resistente da sopportare 10 elefanti! Sarà abbastanza resistente per reggere il piede di un gigante? Oh no! Non è così resistente! Allora non va bene. Costruiamo un'altra strada. Vrum, 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 vrum! Aspettate, questa montagna è troppo ripida! Dobbiamo assolutamente fare una galleria! Comincerò a scavare da questa parte! Ti vedo! Guarda, qui pianto un albero! No, Clementine! È in mezzo alla strada! Dobbiamo toglierlo! Caillou si ricorda dell'albero che era caduto a causa del temporale e di quello che gli aveva detto la sua mamma. No! Dobbiamo lasciarlo stare! Gli alberi sono speciali! Ah, ci vivono gli uccelli! Dobbiamo fare per forza una deviazione! Cosa sarebbe? Una deviazione è quando prendi un'altra strada per andare dove volevi andare. Dobbiamo girare intorno all'albero. Vroom, vroom! Poi ci dirigiamo al lago. Ecco fatto! E qui ci sono delle barche per andare sul lago. Non ho bisogno di barche, andrò a nuoto io. Bambini! Forza, venite dentro! Oh, nuoterò più tardi. Corriamo fino alla porta! Guardate! Vai, scoiattolino! Una bella avventura! Mamma, possiamo fare anche dei panini al prosciutto? Sono i miei preferiti! Va bene, Caillou. Caillou aiuta la sua mamma a preparare tanti panini buonissimi. Posso farlo anch'io? Ecco fatto! Molto bene! E ora fammelo tagliare. Vedi? Lo taglio in due parti. Due triangoli! Mamma! Dovrai aspettare l'ora di pranzo. È la specialità di Caillou, panino alla marmellata di fragole. Vuoi che papà te lo metta nella scatola? Va bene. È meglio se andiamo. Avranno bisogno di molte persone per costruire quella casa. Posso venire anch'io? Voglio aiutarti a costruire una casa. Mi dispiace, Caillou, ma saremo piuttosto impegnati. Là purtroppo non c'è niente con cui poter giocare. Sei già stato di grande aiuto nel preparare tutti questi panini per gli operai. A Caillou piacerebbe tanto andare con il suo papà e suo nonno dove stanno costruendo la casa. Che ne dici se Caillou venisse con te? Porto Rosie dalla nonna e Caillou potrebbe tornare a casa con me quando verrò a portare il pranzo per tutti. Mi sembra proprio una buona idea. Sì, andiamo! Sì, andiamo! Papà e il nonno aiutano a costruire una casa per le persone che non ne hanno una. Caillou non stava nella pelle per la contentezza. No, aspetta un momento. Non dimenticare mai che la sicurezza è molto importante, per questo indossiamo gli stivali per proteggere i piedi. Io ho già addosso i miei stivali. Molto bene. Abbiamo bisogno anche dei caschi per proteggere la testa. Quale preferisci? Posso aiutarti?
Certo, puoi aiutarmi a portare i chiodi. Va bene. Questo posto può essere pericoloso, figliolo, perciò mi devi promettere che cercherai di essere molto prudente, d'accordo? Perché? Beh, non devi andare vicino agli operai che stanno lavorando. Stai vicino a me o al nonno, capito? Caillou è al sicuro perché è insieme al nonno e al papà. Lui ama vedere le persone che lavorano. Salve! Vado a darle una mano. A dopo, ragazzi. Ciao, Sam. Questo è mio figlio, Caillou. Felice di conoscerti, Caillou. Allora, posso usare questi chiodi? Mi servivano proprio. Oh! Ecco, tieni! Grazie. Ho bisogno ancora di un paio di questi per finire il muro. Poi possiamo tirarlo su. Non sembra proprio un muro. Scommetto che vuoi darci una mano. Sì! Molto bene, allora conta fino a tre, così noi lo tireremo su insieme. Uno, due, tre, tirate! Che bello! È un muro! Con tantissimi buchi! Per fortuna non manca molto. Senza l'aiuto di tutti, non saremmo riusciti a finirla in tempo. La famiglia di Sam verrà a vivere qui quando sarà finita. Laggiù c'è suo figlio. Perché non gli chiedi se vuole giocare? Ciao, io mi chiamo Caillou. Io sono Frankie. Ti va di aiutarmi? Che bello dare una mano. È quasi come essere un vero costruttore di case. Caillou! Caillou! Basta adesso, siamo a posto con la ghiaia. Grazie per il tuo aiuto. Questa sarà davvero la vostra casa, Frankie? Certo, ora viviamo in un appartamento. Ma quando questa casa sarà pronta avrò una stanza tutta quanta per me. Vuoi vederla? Papà, posso andare a vedere la nuova stanza di Frankie, per favore? Sì, ma verrò io con voi. Ricorda, bisogna stare molto attenti. Eccola qui, la mia stanza! Evviva! È grandissima! Questa sarà la mia finestra. Da qui potrò vedere tutta la strada. Diventerà proprio una bellissima stanza. Ecco la mamma! Sai che cosa significa? È l'ora del pranzo! Grazie! Al prosciutto! È il mio preferito! Anche il mio! Caillou ha un nuovo amico, Frankie! È ancora fresco! È anche morbido! Guarda! Ragazzi, che cosa state facendo? Mi è venuta un'idea. Visto che mi avete aiutato a costruire la casa, perché non lasciate una vostra firma? L'impronta della mano, ad esempio. Tesoro, dobbiamo andare adesso. Guarda, mamma, ho lasciato la mia firma. Ciao, Caillou. Vieni a trovarmi quando la mia nuova casa sarà finita. Va bene, ciao. Caillou avrebbe raccontato a Rosie e alla nonna la sua meravigliosa avventura da costruttore. Lavorare insieme. Leo, mi aiuti a costruire un castello? Certo, Caillou. Io e te lavoriamo per tre. Insieme costruiamo il castello del re. Ci prendiamo il tempo necessario e poi lavoriamo solo.
fermiamo mai. Abbiamo i nostri attrezzi, guardate anche voi. Trattore e scavatrice, pensiamo a tutto noi. Seguiamo un disegno, facciamo un progetto. Prepariamo lo spazio e che sia tutto perfetto. Con la mia paletta io comincio a scavare. Quanta sabbia è pronta già per costruire. Ancora di più, ancora più su. Ma il mare, attenzione, non lo deve bagnare. Ecco l'ultima torre, è più alta di me. Controlliamo le mura, è un lavoro per te. Ora chiudo il ponte, tutto è pronto davvero. Shh, ascolta, non mi sento al sicuro. Scappiamo presto, arriva il drago. Io e te lavoriamo per tre. Una casa nel cielo. Una bellissima giornata estiva e Caillou gioca a fare l'esploratore. Ha trovato un formicaio. Rosy, vieni a vedere cosa ha trovato. Non devi aver paura. Papà! Sono delle piccole formiche. Le formiche non fanno male, giusto, papà? Beh, alcune di loro mordono, ma non quelle che ci sono qui. Sono del tutto innocue. Oppla! Bello, bello! Ancora! Chissà com'è la vita di una piccola formica. Rispondo io? Pronto? Sì, sì, certo. Chi è? Davvero? Che bello sentire di nuovo la tua voce. Come stai? Posso dare un'occhiata? Certo. Sono così piccole che bisogna usare questa. Fanno il solletico. Sì, solletico. Sai, era Carol. Ricordi Carol, la mia compagna di scuola? Mm-hmm. Si è trasferita in città e vorrebbe che ci vedessimo domani. Anche lei ha un bambino, Caillou. Ha 4 anni e si chiama Kevin. Anche io ne ho 4. Posso venire con te, mamma? Certo che puoi, ma il viaggio in macchina sarà lungo. È meglio se ti porti dei libri da leggere. È un viaggio davvero molto lungo. Siamo arrivati, mamma? Non ancora, ma ci siamo quasi. Caillou aspettava pazientemente, ma se non fossero mai arrivati? Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No. Era davvero stufo. Siamo arrivati? Sì, eccoci. Mamma, dov'è la casa di Kevin? Kevin vive in un appartamento. Guarda, lassù al 17° piano. Wow! I palazzi come questo si chiamano grattacieli. E sai perché? Perché arrivano talmente in alto che grattano il cielo. Giusto! Ora ti va di andare a conoscere Kevin? È la prima volta che Caillou entra in un grattacielo e non vedi l'ora. Grazie. Grazie, signore. Siete i benvenuti. Posso premere il bottone? Mm-hmm. Andiamo al 17°. 1, 7. Mamma, la mia pancia si sente strana. Grazie per il giro. Oh. Perché ci sono tutte queste porte?
Ogni porta corrisponde a un diverso appartamento dove vivono altre famiglie. Come fa Kevin a sapere qual è la sua? Ogni porta ha un numero, vedi? Kevin è alla 10. 8 9 Eccola! Numero 10! Ciao, ben arrivati! Carol! Che piacere vederti! E questo deve essere Kevin. Ciao, Kevin! Questo è Caillou. Ciao, vuoi vedere la mia stanza? Va bene! Possiamo giocare in cortile? Io purtroppo non ho un cortile, però vado tutti i giorni al parco qui sotto, sai? Anche io vado al parco! Ti va di vedere il mio parco? Sì! Posso premere i bottoni dell'ascensore? Che sta facendo Kevin? Caillou non capisce. Pensava che andassero al parco e invece... Non crede ai suoi occhi. Non aveva mai visto un panorama simile. Oh! Tutto sembra così piccolo. Vedi laggiù? Quello è il mio parco. Siamo in cielo, come gli uccelli! Guarda, anche tu hai le formiche nel tuo cortile! Le persone viste da lassù sembrano delle formiche. Io costruirò un grattacielo così alto che arriverà oltre le nuvole! Posso aiutarti? Certo! Caillou, è ora di tornare a casa. Ehi, ma come siete indaffarati voi due? Stiamo costruendo un grattacielo, mamma. Vedi? Siete stati molto bravi. Kevin potrà venire a giocare da noi qualche volta? Certamente. Kevin e la sua mamma potranno venire quando vorranno. Quando verrai, ti consiglio di portarti tanti libri per il viaggio in macchina, perché è un viaggio davvero molto, molto, molto lungo. Ciao! Vi siete divertiti tu e Kevin? La casa di Kevin è molto diversa dalla nostra, vero mamma? Sì, infatti. Ma scommetto che tu e Kevin avete parecchie cose in comune. Proprio così! Abbiamo entrambi le formiche in cortile! Formiche?